Buonasera. Allora, abbiamo in programma per stasera il Piero Dotti Quartet, ma ahimè abbiamo avuto una occasione all'ultimo momento e credo che varieremo il programma. Vuoi inquadrare i due? Signori, stasera con i Carimpinati Coraggiosi ci sono le Mothers of Invention. Ma che dici? Che stai dicendo? Quali parole di te? Zappa, manca Zappa, lui non c'è più. Zappa non c'è più, non c'è più. Cioè, c'è un frenzato. Ci sono due. Frenzato. Sono le madre. Cioè, vabbè, fanno tutto per assomigliare a... No, sono proprio loro. Non sono Dotti. Dotti no, sei pazzo. Come sono pazzo? Ma Piero Dotti è qua, guarda. E là, sono tutti là. Non è un quartetto, è un quintetto. Se arriva Montrone. Se arriva Montrone. Comunque, decidiamo. Tra 5 minuti non sappiamo se suona Piero Dotti Quintet o le Mothers of Invention. Comunque io decideremo al momento la risposta tra 5 minuti. Ma dove? Su questa pagina qui. Quale? Quella dei Capitani Coraggiosi. E ricordate, aguzzate gli elici, fatevi elfi. Oh, finalmente abbiamo un vero crooner, accompagnato da un quartetto preciso, nel senso che c'è la batteria, la chitarra, la tastiera, il contrabbasso, cioè è un quartetto giusto, è il crooner che per la prima volta è con noi, è Piero Dotti! Benvenuto a casa dei Capitani Coraggiosi. No, scusi, ma lei deve dire la sua e quindi lui. Ah, capisco, cioè lo devi dire subito. Questi fotografi, va bene. Sarà accompagnato da questo quartetto da Antonio Nini alla batteria, Giulio Sonati col contrabbasso, Guido Di Leone alla chitarra, e Gianni Molinari alla tastiera. Non è venuto, ma sono i nomi 10. Alle 9 alla posta. Si accomodi. E prova, come farete a sera? Bravo! Vabbè, solite fesserie che facciamo. Sì. Signori, Piero Dotti e il suo quartetto. Bravi! You and I again.
such a fool to doubt you. To try to do it all alone, there's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Please forgive me, or I'll die. Let me try again. Piero Dotti. Let me, abbiamo iniziato Piero nel modo. Ecco, lo lascio dire a te. Di qua. A questa distanza. Questa distanza. Era Let Me Try Again. Abbiamo fatto un omaggio a Frank Sinatra, Mr. Frank Sinatra, anche ad Antonio, il nostro Antonio Iacobelli, appena conosciuto, un grande amico. Ma nel frattempo si è sciolto. Si è sciolto. E adesso continuerete con Lady Love. Lady love, your love is peaceful like the summer's breeze. My late love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Lady love, your love is cooling like the winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy to keep love flowing smooth. People are people and they all have their moods. But it's so nice to have someone like you. I want a smooth and an easy thing. All of the good times that it brings, my lady love. You've been with me through all my ups and my downs. Crazy turnarounds, my lady love. I once was lost, but now with you I'm found. You've got the love that I need and I wanna stay around. Heaven sent you down, my lady love. Thank you.
crazy turnaround, my lady love. I once was lost, but now with you I found. You've got the love that I need and I wanna stay around. Heaven sends you down, my lady love. Heaven sends you down, my lady love. Heaven sends you down, my lady love. Bravo! Era Lady Love, sì, giusto? Che invece verrà seguita adesso da... Qual è il prossimo brano? Ops! Decidi tu, decido io? Sì. Decidi lui. Fly Me to the Moon. Oh. Fly Me to the Moon. Piero Dotti. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Heartbreak song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Accompagnato da Guido Di Leone, Antonio Ninni, Giulio Cianatico, Bruno Montrone. Accomodatevi nel nostro salottino per fare quattro chiacchiere. È saltato perché il nostro fotografo. Bravo.
bravo. C'è la pressione è salita. Grazie Antonio. Grande Piero. È un complimento. Sì, grazie. E voi però voi siete di casa, questo è un salotto, no? Lui pure. Allora, premesso che Montrone non parla. Montrone parla soltanto ai concerti che fa lui, come diciamo. È in presenza del mio avvocato. Ovviamente, perché diversamente potrebbe finire molto male. Allora, auguri, complimenti e quant'altro. Grazie. Abbiamo finalmente il primo crooner nella casa dei Capitani Coraggiosi. È un complimentissimo, ma credo che di crooner dovremmo, in queste zone, diciamo, in Italia. Cercarli con l'anternino. Cos'è Scaramucci? Ho tolto il microfono d'ambiente perché sennò fa eco. Ah, fa eco? Bene, bravo. Allora, cominciamo a dire la questione del CD, del disco. Allora, in modo estemporaneo, come prima mi hai raccontato, certo, è uscito fuori questa produzione. Questo disco che si chiama Never Too Late. Non è mai troppo tardi, perché il primo disco credo che attua proprio. Il primo disco a una certa età. A una certa età, comunque non è mai troppo tardi. E che è uscito quanti mesi fa? Un anno circa, gennaio 2018. E che cosa questo disco che fa? Ripercorre in qualche modo quella che è la tua scelta musicale, sì. Perché in quanto crooner tu fai scelte musicali che prescindono da spazio, tempo, luogo, e le interpreti come dovrebbero essere interpretate, liberamente, senza alcun limite. Certo. E questa idea come è nata? È nata. Che c'è una complicità, sì, di questo. Complicità. Che non dicono, stati zitto, non dire nulla. Lo specifico, che non è nata come idea di disco, ma solo per realizzare dei video dimostrativi. Ho chiamato Bruno e ho detto scegliamo 3-4 brani. Prego, andiamoci a prendere un caffè. Ah, andiamoci a prendere un caffè, giusto. Ho chiamato Bruno, andiamoci a prendere un caffè. Quindi abbiamo scelto 3-4 brani, penso, no? All'inizio. E per fare dei video. Quindi io, Bruno, poi dice che metti anche chi suona, Giulio, Antonio, quindi la disponibilità, e Guido. Non c'era. Anche perché voi per fare i video eravate vestiti bene, No. L'unico caso di studio di dimostrazione con musicisti vestiti come Cristo Comando. Noi siamo sempre scittati, invece qua si sapeva che ci sarebbe stato un video importantissimo che poi ha girato il mondo, questo video. Sì. Su internet, girano tutti il mondo. Girano subito. Esatto. Niente, quindi c'è stata questa scelta di brani, abbiamo trovato le tonalità, scelto i brani insieme. Rispetto a quello che è la mia vocalità e anche al supporto, diciamo, alle. Sì, diciamo, no, ma la cosa sorprendente che noi abbiamo raccolto è che non è facile per un maschio, possiamo. È corretto il maschio, perché finora vai bene. È difficile che qualcuno si applichi su questo tema, specialmente in questa zona, perché diciamo non è una cosa ordinaria. Abbiamo molte cantanti, bravissime, straordinarie, ma pochissimi cantanti e pochissimi crooner, ossia coloro che fanno, come dice la traduzione, le canzoncine. Si chiama canzoncine, non sono. Se Melton May era un crooner, Gesù Santo, vorrei rabbrividire in questo momento, perché è una scelta. Ma quello che devo chiedergli è come mai questa scelta? Come mai? Infatti, i primi due brani, anche se sono grazie al loro supporto, i musicisti di calibro importante, sì, importante Guido, insomma, una corazzata importantissima. Sono brani pop, brani che non prescindono dalla musica jazz, quindi da quello che loro di solito suonano, perché amano il jazz. Sono brani pop chiaramente rivisitati con questo
stile un po' più su, più ma la tua più scelta, la mia scelta perché? È perché amo Frank Sinatra, amo le voci maschie, questo è il termine giusto, e quindi i primi brani erano proprio questi, Frank Sinatra, Lou Rawls. Ma tu quando hai cominciato a cantare? Io ho iniziato con la batteria, quindi sono batterista prima di tutto. Ho cominciato a cantare, a canticchiare, forse come mentor me, sì. Ma questa cosa non è un fatto scontato. Anzi, secondo me, per un vocalist, comunque, il fatto di conoscere perfettamente la costruzione del ritmo è un elemento fondamentale. Sì, Tormé, secondo me, è il più grande crooner mai apparso nell'universo. Se, con rispetto per Sinatra, Jacobelli, con rispetto per Sinatra, la Tormé rimane, secondo... No. Secondo noi. Noi non siamo d'accordo. Ma siete dei di parte. Voi siete. Ok. Va bene così. Allora, ossia, ormai Guido verrà qua in tutte le versioni. Ossia, la settimana prossima vieni qua come batterista. La prossima ancora come bassista. E tra 5 settimane come sassofonista, sì. No, quello è più di 5 settimane. Sì, sì, Massimo, quello nuovo è Giulio. Giulio, poverino, che si è trovato in questa bagarre dei capitali. Come ti trovi dei capitali? Va benissimo, assolutamente. Sei vero, Ninni, poverino. Ormai veterano, terza volta. Montrone, siamo Montrone. Montrone abita qui. No, in realtà abbiamo una questione con Mauro Giovanni Montrone, ossia chi è venuto più volte, chi ha diritto alla stanza a sfido singola. Credo che però Montrone, Mauro Giovanni. Ma ha detto che Mauro Giovanni ha approfittato del fatto che Montrone si è andato un po' a spatrisciare in giro per l'Europa con la studio di fare concerti. Ti aspetto. Ok. Adesso invece che cosa farete? La cosa che è bellissima di Bartolo, scusi, che facciamo? No, la cosa più bella è che ho chiesto a Piero ma qual è più o meno, ma mo ce la decidiamo adesso, quindi in realtà il gruppo, che questa cosa è ancora più fantastica, decide di via in via, di strada in strada, quello che è meglio fare senza alcun problema. Ora cosa farete? Non lo sappiamo. Un brano in inglese naturalmente, però sarà, vabbè, cioè è una sorpresa, è un brano in inglese. What a difference solo chitarra e voce. Oh, la peppa, che la sorpresa è dopo. Sempre nel brano, giusto? Andiamo a sentire, via. Il brano più bello del concerto. Bravo. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue tears, today I'm a part of beauty. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me, skies above can be stormy, since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu.
What a difference a day made. And the difference is you. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y estés sola conmigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Allora, qui è furor di popolo, eh? Davvero? Mi sono innamorato. Auguri, allora. E allora, dopo What a Difference a Day Makes, ci attende... You'll never find another love like mine. Oh. Piero Dotti.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else. No. Take the end of all time. Someone who cares about you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, somewhere, one else.
Non mi chiedere di ripetere il titolo del pezzo, lo ripeterai tu. You'll never find another love like mine. Non lo conoscevo, che cos'è? E di chi è? È un brano comunque. È Lou Rawls? Sì, Lou Rawls. Interprete Lou Rawls, brano degli anni 70. L'esperto è perfetto. E adesso invece? E adesso c'è un brano... Che succede là dietro? Che succede là dietro? No, quello è. Quello è. Quello è. Il cavo. Il cavo. Ok, perfetto. Dici? Ok, vediamo. Vediamo. Allora? Ogni tanto mi capita di scrivere qualcosina. Ho scritto un testo prima in italiano, in onore del Natale, a proposito del Natale. Però l'ho fatto, l'ho tradotto e l'ho fatto in inglese perché non mi piaceva in italiano. Ed è My Christmas. L'ho scritto insieme a Paolo Luiso, che è un pianista mio amico, quindi il testo è mio e la musica di Paolo Luiso. Sì, allora, Paolo melodia Luiso. Di Piero Dotti e chiaramente arrangiamento, armonia di Paolo Luiso. My Christmas. Dissolved, fights will subside. The world stops in a magical atmosphere and opens the curtain to a stage of light. Sounds of bells chiming. A child trembles with bated breath behind the window, waiting for Santa Claus with a sleigh full of gifts darting between the snowflakes. Christmas, distance is eliminated. Once all the world joins in an embrace of peace that rejoices and warms the heart. A child is born who teaches us to love. A holy child was born. Prego, accomodatevi per la seconda parte di interviste. Non vorrei dire, ma noi siamo ancora in atmosfera di Natale, perché la stella, vedete la stella? Le bellissime decorazioni della Casa dei Capitani dovute alla signora Hudson, non certo a Molinari, e vorrei far vedere, anche se ci riesco, il nostro logo di Natale, che nessuno lo vede bene. Ma c'è la neve in GIF che si vede, l'ho visto? Non si vede. Come si vede la neve? Guarda, guarda la neve, guarda la neve che entra, guarda la neve, si vede? Inciampa? Vai, ci siamo? La vita è una cosa pericolosissima, perché lasciare che cinque musicisti
loro sono, non sono maldestri, invece purtroppo i conduttori sì, inciampano. Soprattutto uno. Puoi lasciare libero il, perché abbiamo il microfono qua centrale. Complimenti, queste sorprese, bellissimo. Veramente, a parte abbiamo un seguito, abbiamo rilevato un seguito live, che è un indicatore, diciamo, dell'ascolto. È chiaro che noi non pretendiamo di fare dei live concert, poi noi ci gestiamo sulle, sulla produzione successiva al concerto, però diciamo stasera abbiamo rilevato un certo interesse per la, il live performance, anche se c'era qualche dici le fan di Giulio. Le fans sono quelle che producono il massimo, il massimo, l'esposizione. Allora, ma, chiariamo una cosa, ossia tu incominci come batterista, sì, come ogni ragazzetto che vuole percuotere cose, perché poi incominci a cantare e su quale riferimento incominci? Qual è lo stimolo che ti spinge a, a cantare una cosa? In realtà cantavo anche prima di cominciare a suonare la batteria, a studiare la batteria, anche perché ho cominciato non in tarda età, ma quasi 19 anni. Avrei sempre voluto suonare, quindi il mio, diciamo, pallino era quello di iniziare a studiare il pianoforte, solo che non è mai stato possibile, e quindi ho iniziato la batteria in tarda età, ma canticchiavo già da prima. Infatti, sì, ho iniziato addirittura a suonare jazz elettrico, no? Fusion, e qualche brano era cantato, quindi suonavo la batteria e cantavo contemporaneamente. Quindi la nostra intuizione sul fatto che tu sia un talento naturale è un fatto assolutamente accertato a questo punto, perché chiaramente tu hai un'intonazione perfetta, un'intonazione egregia, più che egregia, e una pronuncia anche perché tu canti in inglese. Non è una cosa che è facile, perché poi sono molti cantanti che la men, l'ho detto tecnicamente, non so, maestro Di Leone, la men può essere un termine francese. Oppure sammen. Sammen, la brava che sì. Ok, e quindi la prima intuizione, cioè quello che ti ha spinto, cioè, il cantante che ti ha spinto a dire mo faccio questa cosa. Il cantante che mi ha spinto è stato un cantante di musica rock, addirittura hard rock degli anni 70. Deep Purple. Deep Purple. Gillan. Ian Gillan. Il mio primo ispiratore. Sì, assolutamente. Insieme al batterista, perché amavo. Tu hai un'estensione abbastanza notevole, anzi, notevolissima. Riuscivi la canna di Ian Gillan? Sì. Facevo Child in Time e seguivo questi brani chiaramente. Tra l'altro, ho partecipato a due produzioni di musical di Jesus Christ Superstar. Quindi ovviamente. Nella parte di Jesus Christ. La canna. Ed era Gillan il primo interprete nell'opera teatrale. Fine anni 60. E anche cinematografica forse? No, cinematografica no. No, non era. Vabbè, canta solo Gethsemane. Canta solo Gethsemane. Gillan? Sì. No. Nel film? Nel film canta. Che vi giocate, dai. Che ci giochiamo? Vabbè, facciamo noi. Facciamo una ricerca in diretta. Una ricerca in diretta. Frank Sinatra. Sicuramente è stato Frank Sinatra. No, è stato Killer nell'opera teatrale, poi Ted Neely. Continua a fare, è diventato Gesù vero. Gesù vero. Non è Dio. È incredibile. E poi questo giro crooner, e poi ascoltavo sempre musica un po' passata rispetto alla mia età, quindi Gillan era il cantante di Deep Purple in voga negli anni 70, è chiaro, io l'ho ascoltato negli anni 80, 85, 83, 84,
era già passata. E poi risalendo sei arrivato a Sinatra. A Sinatra, all'età di 20 anni, quindi già vecchio, io ero vecchio come gusti. E poi ho suonato comunque all'Italia Carbonara, dove la roba adesso la Carbonara arrivava con io gli amici più o meno arrivavano lo stesso in quello di hai Apigio mi è arrivato ma Duke Ellington negli anni 60 quindi tutto in ritardo campagne tutte e due tutte le due zone vabbè e poi questo tuo tono che è fantastico perché dobbiamo essere, siamo concordi tutti sul fatto che tu abbia una tonalità, un'espressione musicale molto naturale, molto da crooner, se il crooner è uno che è quasi indifferente, lui canta, punto. Cioè non c'è da capire perché, per come, che se sembra quello, no, sembra quello che è, sia tu interpreti. In modo assolutamente naturale, vedete, straordinario secondo me. Qui i due ridono, non so per quale motivo sia. Io li fari fuori dal gruppo. Ma Terenzo, Montrone e Di Leone, ovviamente, sono veramente. Sono giovani, noi siamo anziani. Io avevo problemi. Paghiamo le tasse. C'è un problema di infiltrazioni, dai, signore. Che problema c'hai? La signora di infiltrazioni. A me il termosifone perde acqua. Però l'arte so farlo. Una scuola di idraulici. Allora, benissimo, a questo punto ci ho detto, ci ho inquadrato, ci ho tutto, ricordando che questo disco esiste. Sì. Ma il problema che noi abbiamo notato è che volendo reperire delle produzioni locali, impossibile. C'è una cosa proprio. Se cerchi un disco di Screaming Jay Hawkins del 1960 lo trovi più facilmente che un disco di, che ne so, di Guido sono... Di Leone che non sono è proprio arrivato fatto due anni fa. Questa cosa è vero che la musica è liquida, per cui gira nell'etere, si diffonde, si fa, però cioè, avere l'oggetto non sarebbe male per chi lo vuole, cioè, poi è un meccanismo molto semplice quello per cui i dischi non sono facilmente disponibili, perché i negozi si approvvigionano soltanto su richiesta del cliente, sì. A meno che non siano titoli così importanti che vanno in automatico, quindi tu vai in qualunque negozio, tranne, devo dire, pochissimi, possiamo dare atto a Centro Musica, che è l'unico negozio fra i pochi in Italia gestiti e diretti da gente che conosce ovviamente la storia della musica, però che ascolta i dischi che vengono proposti dalle case distributrici. Però gli altri negozi in genere hanno commessi o direttori che, diciamo pure, di musica non capiscono niente, per cui, e non sono manco curiosi, per cui pensano soltanto al marketing, e quindi se arriva Kind of Blue di Miles Davis c'è sempre. Certo. Gli altri dischi, dopo la prima, il primo arrivo di 2-3 copie, cioè se finiscono, allora sono tre casi sempre negativi, se finiscono perché se ne comprano le tre copie, dopodiché non ne ritireranno più. Se dopo qualche mese non vengono acquistati, finiscono nei magazzini o vengono restituiti. Quindi comunque per chi non è un nome non c'è assolutamente possibilità né con i libri e né con i dischi di rimanere sul mercato e nei negozi, dove invece c'è ancora gente che è curiosa e vorrebbe ascoltare magari una traccia di Piero D'Ortio, di Guido, sì, di Loro, di Bruno, certo. E di questo disco lo compro, oppure ci deve essere il negoziante che deve stimolarti all'acquisto. Purtroppo questo meccanismo è un meccanismo molto stupido. Ma è così. Ma io noi in questo anno, diciamo, di attività, diciamo, di house concert, abbiamo voluto acquisire anche per un fatto di piacere pubblicazioni, è stato quasi impossibile. Faccio un esempio, non voglio. Pippo Lombardo. Sì. Il disco lo volevo averlo fisicamente, lo volevo avere. Ho dovuto scaricare da iTunes. Sono contento perché lo metto, lo porto sui miei supporti mobili. Devo masterizzare lì. Cazzo!
l'ho comprato perché è la copia originale. L'originale, aveva proprio l'origine. Potevo vendere la mia copia. Vabbè, comunque è una, no, una cosa che secondo me funziona strana. Poi sto fatto per esempio di Spotify e di questi canali che ti danno la possibilità di acquistare, di acquisire quello che vuoi, non è proprio non lo so. No, ma sì, sarà così. No, no, credo che sia io lontano dalla realtà, probabilmente. Ma... No, no, ma è la verità è che è meglio assolutamente come era prima. Io non sono molto democratico in questo, nel senso che lo vedo. I ragazzi ascoltano, tranne pochissimi giovani veramente interessati, ma i ragazzi ascoltano, non esiste innanzitutto più l'opera disco. Sì, certo. Esiste un'opera, esiste forse il singolo brano, una parte del singolo brano, e questo avviene anche fra i ragazzi giovani che si appassionano al jazz, anche quelli che lo studiano. Se io vedo fra i ragazzi già interessati un approccio assolutamente errato, matematicamente errato, figuriamoci i ragazzi che invece la musica la prendono solo come una colonna sonora dei momenti peggiori della vita. Ed è un errore, è proprio sbagliato, secondo me non è soltanto un fatto di epoca. Perché ma non c'è, allora, l'opera non viene riconosciuta più, è come se di un libro si leggesse soltanto delle piccole citazioni, piccole frasi, poi l'ascoltano male, c'è anche quest'altro difetto, perché grazie alla facilità di approccio l'ascoltano al telefonino messo così, perdono tutto quello che c'è della bellezza della musica, quindi la musica non ha più il suo valore, visto che è fatta di suoni, di vibrazioni, di energie che non esistono più. Esiste soltanto il temino che passa e di attenzione, non c'è l'attenzione. Perché una volta insomma vendevamo il disco. Scaramucci, perché non produci un disco? Anche finti appassionati. Ahimè, penso che su questa cosa noi non abbiamo più nessuna possibilità. No, abbiamo perso. Non ve lo dico. Hanno perso loro, non noi. Le cose cambiano, non c'è niente da fare. Nel senso che noi siamo abituati a un'altra modalità, è inevitabile. Noi, io mi ricordo, tu hai citato Centro Musica, mi ricordo quando andavo da Ranieri c'era Piero Casarà, esatto, e a cui chiedevo le cose più impossibili perché le avevo lette, cioè ci arrivavo leggendo e dicevo voglio quel disco, c'era il disco di importazione e lui riusciva a farmi arrivare dei dischi assurdi, esatto. Ma li sceglievamo non tanto per l'ascolto quanto era una scelta quasi intellettuale, cioè pensavo quella cosa mi piacerà perché esatto. È collegata con quella eccetera eccetera. Adesso non funziona più così, ma non funziona più così in nessun campo. Non funziona così più nel romanzo, nella poesia, nella musica, da nessuna parte. E ci dobbiamo forse un po' adattare e vedere. Ma a questo punto io propongo di fare una protesta ai giubbotti viola che vogliono comprare il disco di Piero Dotti. Che si intitola Never Too Late. Never Too Late, non è mai troppo tardi, quindi recuperiamo col giubbotto blu di Volà. Possiamo chiedere ai negozi dischi perché non fate un piccolo scaffale di musica. Sì, con due copie, tre copie, poi vedete un po' di persone chi vi dà a comprarle. No, è chiaro, se vai alla Feltrinelli, dico Gesù Santo, non te la daranno mai, dai, il Caino Blu, come diceva Guido. Trovi il Caldo Blu, Giant Step, se ti va bene. Vai in automatico. Sì, in automatico. Però questa cosa, per esempio, stiamo facendo un discorso serio, questa cosa la riscontro anche in me, devo dire la verità. Anche io non ascolto più un disco come una volta. Avantieri mi sono sentito intero un disco di Steve Turry, l'ultimo che è... Steve Turré, parla in italiano per favore. Si dice. Ho pensato, ma questa è la prima volta da due anni che sento un disco per intero. E l'ho sentito dalla prima traccia all'ultima traccia. Perché non succede più manco a noi. Ma tu pensa, noi quando facciamo un disco perdiamo un sacco di tempo anche a scegliere l'ordine in cui devono essere messi. Detto stiamo attenti alle tonalità che siano diverse, le velocità, gli assoli di batteria. No, questo non rischia di non avere più senso, è vero, però io dico peggio per loro. Come dal nostro punto di vista, la scelta della playlist, l'ho detto prima questo. Esatto, poi alla fine uno te la stravolge. Anzi, ricordiamo a Piero per rinverdire qualcosa che qualcuno dei capitani ha dimenticato che deve fare.
perché non posso fare tutto io per i capitani. Lui dice. Certo. Piero, ci devi fare una playlist che noi pubblicheremo sul nostro sito di Spreaker. I tuoi brani preferiti. Le mani preferiti e noi faremo benissimo. Io metterò un pezzo di mezzo ormai per forza, in ogni caso. Oh, a questo punto io vorrei dire per ore. Vogliamo tornare? No, facciamo così, da me. Troppo senza fila. Sì. Troppo senza fila. No, io avevo delle considerazioni anche più serie da fare. No, fare con Guido abbiamo già detto che faremo una cosetta carina, non ve la anticipiamo troppo. Torniamo alla musica. Torniamo alla musica. Vado io al posto di Montrone al pianoforte? No. Tanto non arriverete. Ok, non. Lo possiamo mandare a spostare la macchina. No, dai, no. Hai lasciato la macchina in doppia fila, Bruno. Uno o due pezzi. Ma ne facciamo due. Va bene. Due, dai, Piero, dai. Gratificaci. Torniamo al nostro amato genere. Never too late. Andate a chiederlo. Rino, vieni qua. Non abbiamo la copertina, il libro si chiama Never Too Late, Piero Dotti. Andate, siete da un negozio, non so quale negozio potete andare. Andate da Centro Musica, andate da Video o da Piero. Una copia, solo una copia. Ma arrivate che ci sia una copia. E poi quando uno compra una copia, compri l'altro. Non sarà un business che cambierà il mondo della musica, ma comunque sarà un inizio. Va bene, che facciamo? L'infrustiamola nella sua nave? Non so, no. Dimmi tu, Rino. Andiamo. No, senti, parla con Scaramucci. No, andiamo insieme. Hai fatto una citazione baumaniana? Che? Tu ne sei consapevole? Non sono consapevole. Hai detto la musica è liquida. È liquida, sì. È liquida. Hai fatto una citazione baumaniana. Ma chi è questo Bauman? Non lo so, non. L'hai fatta? Io sono un ragazzo di strada, quello io. Sono un ragazzo di Carrassi, io. Sono pronti? Siamo pronti? Mettiamo il microfono ambiente. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars, no hide away, no softly guitar. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Thank you.
doesn't need a castle rising in Spain or a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. My Romance, Piero Dotti, Bruno Montrone, Giulio Scianatico, ci sei, Antonio Ninni e Guido Di Leone e Piero Dotti. Bravi, bravissimi. L'ultimo pezzo invece che farete, eh? Andiamo a timpanarli, cioè scopriamo quello che aveva scritto Giovanni. Putting on the Ritz. Il Ben, interpretato dal grande Fred Astaire. Putin on the Ritz. E da Frank Stein. È giusto. Putin on the Ritz. Up and down Park Avenue, on that famous store affair, with their noses in the air, I had some narrow colors, white spots and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. And we feel blue when you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Putting on a wrist. Different types of wear, and they call pants with straps and cut away called perfect fits. Putting on a wrist. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard, look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix with Rockabella's. What fix this or Rapparella's in the mix? Putting on a Ritz. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on a Ritz. Different types of wear, a day coat, pants, waist shorts, and cut away coat. Perfect fix. Putting on a ring. Dressed up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix with Rockabella's. What makes six or Rambarella's in the mix. Putting on a ring. Thank you.
putting on a wrist. Different types of wear an A-coat, pants, wing straps, and cutaway coat. Perfect fits, putting on a wrist. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Eric Cooper. Super duper, come let's mix the rockabellas. What fix fix on umbrellas? We can mix. Put it on a Ritz. Put it on a Ritz. Put it on a Ritz. Tutti in Onderez, Piero Dotti, Apulian Crooner, Apulian Crooner, Apulian Crooner, accompagnato da Guido Di Leone, bravo. Antonio Ninni, bravo. Giulio Scianatico, bravo. E Gianni Molinari, Paolo, Bruno Montrone, bravo. Grazie. Signori, eravate, siete su la pagina dei Capitani Coraggiosi e lo sarete lunedì prossimo, speriamo, rivediamoci, dai, forza, aguzzate gli elici, fate gli elfi, grazie, ciao.